Ducati Desert X, l'abbiamo già provata, l'abbiamo già guidata sia in strada che in fuoristrada, ma noi siamo dirt e adesso vogliamo andare a fare dell'off-road cattivo, quello vero. Quindi togliamo ciò che non serve, tutto quello che non è necessario e partiamo. Prime considerazioni, così a caldo, dopo i primi chilometri, la moto ci piace, tanto che mi stavo divertendo e sono finito anche in acqua a bagnarmi, a scorazzare un po' dentro, cioè i guanti bagnati fradici, però va bene così, appena sali in sella, in realtà lei va subito bene, ti senti comodo, la triangolazione funziona bene, ma soprattutto funziona molto bene quando sei in piedi. Guidarla in piedi è facile perché il serbatoio si stringe, si riesce a serrare bene con le gambe e si può spostare la moto. Il peso in realtà si sente, è piuttosto centrale, ma quando andiamo piano lei soffre perché va a caricare tanto la sospensione anteriore e lo sterzo, il sottosterzo è subito lì dietro l'angolo, quindi è meglio riuscire a dare del gas. Non è facilissimo, ma bisogna trovare quella confidenza e quel feeling giusto. In realtà lei quando si dà gas galleggia veramente e diventa tutto un pochino più semplice. Ora però vogliamo continuare, dobbiamo assolutamente dare qualche click alla sospensione. Anche il manubrio, che ha una presa molto incisiva, l'abbiamo già trovato nella regolazione off-road. Abbiamo due tacche dove possiamo scegliere se quella di utilizzo stradale, dove c'è indicato proprio la scritta road, oppure quella consigliata per l'off-road. Noi l'abbiamo già trovato in off-road. Abbiamo abbassato la pressione degli pneumatici, anche se qui abbiamo una gomma che è lo Scorpio Rally STR, che è ottimo, è un bellissimo compromesso tra la strada e l'off-road, però qui, che forse stiamo iniziando a fare qualcosa di vero serio di fuoristrada, sarebbe meglio un tassello un po' più presente. Ma adesso diamo qualche click di regolazione alle sospensioni e andiamo di cacciavite per ripartire, forza! Ok, iniziamo a mettere mani ai 230 mm di escursione che abbiamo qui sulla Kayaba da 46 con steli a funzione separata. In realtà abbiamo sullo stelo di destra il ritorno, l'estensione, e sullo stelo di sinistra la compressione. Andiamo di cacciavite. Purtroppo non possiamo contare sui consueti click, quindi dove possiamo ascoltare con l'orecchio quello che succede al nostro cacciavite, ma dobbiamo contare i giri. Ce ne sono totali 3,5 e per un assetto standard Ducati consiglia due giri partendo da tutto chiuso. Per quello che riguarda noi qui in un fondo piuttosto sabbioso, piuttosto morbido, abbiamo chiuso tutto così da essere in una condizione ottimale per spingere. Per quello che riguarda l'estensione, anche qui si parte con la taratura standard, ovvero meno 2 da tutto chiuso, e ho aperto, andando in senso anti-orario, un giro e mezzo, così da sfruttare maggiormente tutta la corsa della sospensione anteriore. Così quando arriviamo addosso a buconi, lei torna velocemente e sono pronta ad impattare alla buca successiva. Il mio setting di quest'oggi partono dalle tarature, in realtà quelle standard, ovvero quelle per l'utilizzo road e off-road semplici. Vi lasciamo qui appunto le tabelle standard di Ducati, così da farvi un'indicazione chiara e precisa del lavoro che abbiamo fatto noi oggi qua. Cambio di terreno, siamo passati dal sabbione pesante alla condizione qua più dura, tra sassi, salitoni e terreno bello piantato, quindi vediamo come si comporta, vediamo com'è le condizioni di trazione. Sicuramente dobbiamo dare anche una regolata alle sospensioni, però prima dovrò fare qualche metro per capire in quale direzione andare. Nota importante, il display a TFT
posizionati in verticale, che ricorda il mondo quello off-road agonistico, un po' un ricordo alla Dakar. I dati sono subito lì, quelli che ci servono, le indicazioni sono chiare. Abbiamo ben 6 mappature, però a noi interessano in realtà quelle più dedicate all'off-road, quindi l'enduro e la rally. L'enduro l'ho provata velocemente e magari la metterò più tardi, quando si torna verso casa, quando sarò un pochino più stanco e ho bisogno di un po' di tranquillità, un po' di pace. La rally, piena potenza. Adesso andiamo a vedere esattamente come la possiamo in realtà regolare e settare in tutti i suoi parametri. Tra le 6 mappe disponibili noi abbiamo già selezionato la rally sul blocchetto di sinistra, tenendo premuto una sola volta. Entriamo nella modalità di guida. All'interno noi selezioniamo ancora una volta la rally. Per andare a cambiare i parametri troviamo power, ovvero andiamo a selezionare cosa vogliamo di risposta del motore, e qui abbiamo potenza alta, media e bassa. Noi usiamo motore a potenza massima. Subito sotto si può scegliere tra risposta del gas dinamico e morbido. Tornando indietro troviamo l'ABS, che logicamente in off-road utilizzeremo disinserito al posteriore. In traction control, con ben 8 livelli di traction control più la modalità spenta off, come lo utilizziamo noi quest'oggi. Traction control off vuol dire che abbiamo anche il controllo di impennata, il DVC off totale, e abbiamo l'engine brake control, ovvero il freno motore. Qui si può selezionare tra 3 livelli, e più sotto addirittura possiamo andare a decidere se in off-road vogliamo o non vogliamo i quick shifter. Noi lo utilizziamo, in realtà lo teniamo attivo perché ci aiuta comunque nella cambiata, soprattutto quando eravamo nelle condizioni di terreno morbido. Adesso non perdiamo altro tempo, abbiamo settato la mappa come meglio credevamo, ripartiamo, mettiamo il casco e andiamo a vedere come si comporta il reparto sospensioni e come funziona questa moto sul duro. Andiamo! Ok, giornata finita, è stata una giornata davvero davvero lunga, però abbiamo potuto provarla in tutte le sue condizioni e vedere effettivamente come si comporta sui diversi terreni, nei fondi variopinti che abbiamo provato e girato oggi. E è stata una bellissima giornata perché la moto complessivamente mi è piaciuta. Tornando al discorso per tarature e sospensioni qui sul duro, in realtà la forcella non l'abbiamo toccata e invece abbiamo lavorato sul monoammortizzatore, che abbiamo regolato un po' più libera il ritorno, l'estensione, così da poter far lavorare meglio il bilanciamento generale della moto, perché invece prima sulla sabbia l'avevamo chiuso parecchio. Abbiamo anche precaricato l'ammortizzatore e globalmente ora era ben bilanciata, funzionava bene, soprattutto da un punto di vista anche di trazione. Partivamo da fermo in situazioni piuttosto ostiche e complicate e il monoammortizzatore faceva sempre il suo sporco lavoro. Come va generalmente la moto? Allora, che dire, dopo tutti questi chilometri, dopo un po' anche di fatica, da un punto di vista motoristico il motore è fluido, rotondo, semplice, lineare. In realtà è sempre presente, ai bassi regimi borbotta ogni tanto, e questo l'abbiamo soprattutto quando andiamo a andature davvero davvero basse. Quando abbiamo velocità più estese, dove abbiamo spazi più estesi e possiamo veramente smanacciare con il comando del gas, allora diventa tutto più semplice, sia da un punto di vista ciclistico, ma soprattutto per quello che riguarda il motore che viene su, senza metterti mai in crisi, perché è un motore, come abbiamo detto, rotondo, fluido e lineare. Possiamo buttare dentro le marce, anche se la cambiata non deve essere per forza perentoria, perché non ti chiede subito, il limitatore è posto abbastanza lontano e non ti chiede subito la marcia successiva. La ciclistica ti segue bene, quando siamo davvero davvero veloci arriviamo a metterla comunque abbastanza sotto stress, sotto torchio, però la cosa che fa da padrona sicuramente è il bilanciamento generale. La moto è ben bilanciata, abbiamo le masse e i pesi maggiormente li sentiamo piuttosto centrali,
Anche se ogni tanto, quando andiamo in staccato a caricare l'avantreno, l'avanzamento del peso si avverte sulla ruota anteriore e quindi si sente un po' questo avantreno un po' pesante che, come abbiamo già detto, dà fastidio soltanto nelle manovre lente, quelle veramente girare intorno al paletto piuttosto che fare un'inversione di marcia anche sugli sterrati, ma quando possiamo andare, galleggiare, possiamo avere un po' di trasferimento libero, non dà fastidio, e guidarla in piedi è facile, nel senso che la moto rimane molto stabile e ti dà comunque sicurezza e il feeling non tarda ad arrivare. Entrando nel dettaglio delle sospensioni, noi siamo andati a cercare forse il pelo nell'uovo, nel senso che abbiamo voluto estremizzare anche l'utilizzo di questa moto in condizioni un pochino più hard, un pochino più salti estremi e anche spettacolari. Ci piace così, volevamo divertirci. Allora, soltanto in quelle condizioni, forse certo, il setting è un pochino più morbido. Consideriamo però che non viene utilizzata davvero poco in situazioni del genere. Quindi, complessivamente lavora bene, parte subito i primi millimetri della corsa sono liberi, quindi quando andatura medio-lente prende il sassone, il colpo, la spirita grosso, comunque lo copia, passa subito lo scoglio e va oltre. Quando invece iniziamo a forzare di più, inizia il lavoro vero della sospensione e a metà corsa si indurisce progressivamente senza arrivare quasi mai a pacco. Bene così, perché lei ha retto, ci ha dato ottime soddisfazioni. L'ammortizzatore, come ho già detto, in realtà ottimo lavoro, egregio sotto tanti punti di vista, soprattutto quello della trazione, che comunque lavora bene in abbinamento sia con il motore, come riesce a scaricare la potenza. Ricordiamoci che noi da un punto di vista elettronica usavamo sempre massima potenza con la Mapparelli, quella quindi più aggressiva, decisa, e funziona bene anche con le STR Pirelli, che abbiamo tirato leggermente giù di pressione, e quindi direi che promosso tutto il compartimento dello scarico della potenza al terreno. Restiamo sempre sul lato della componentistica, parlando dei freni. Freni buoni, nel senso che l'anteriore in realtà è un ottimo freno per quello che è un utilizzo a 360 gradi. Diventa un freno forse un po' troppo invasivo, un po' troppo incisivo quando va soprattutto ad attaccare, quindi tanta potenza, un filo poco di modulabilità quando andiamo a fare delle cose più estreme, nel senso che quando dobbiamo girare la moto in un fazzoletto, in un'andatura magari anche da extreme enduro, lei inchioda subito, bisogna prenderci un attimo il feeling. Posteriore eccellente, potenza, ma allo stesso tempo riusciamo a trovare la giusta modulabilità con il piede, quindi tanta sensibilità. Dal freno passiamo all'altro comando, che è la frizione, e devo dire che se comunque non ha mai allungato la sua corsa durante tutto il tragitto, in realtà l'ho trovata un filino scomoda, sia da un punto di vista della leva, il tatto con le dita è un po' spigoloso, trovare il momento preciso dove stacca non è semplicissimo. Chiudo con il cambio, e quindi sicuramente da un punto di vista elettronico anche con il quick shifter, la spaziatura dei rapporti funziona bene. Le marce si inseriscono facilmente, in realtà abbiamo provato sia quick shifter on che completamente off spento. Preferisco on perché il taglio arriva secco, deciso, e è ancora più facile e non bisogna insistere con il piedino sulla leva, anche se i rapporti finali forse di una trasmissione per un utilizzo più hard come quello che abbiamo fatto oggi li avrei preferiti leggermente più corta, una moto un po' più pronta, però ripeto ancora una volta, per un utilizzo di enduro veramente veramente incavolato. Ultima cosa che mi sento di segnalare è il baricentro leggermente alto, che aiuta da un punto di vista di maneggevolezza anche in strada o quando dobbiamo cambiare rapidamente la traiettoria in fuoristrada.
quando siamo sulle basse velocità non rimane maneggevole in quegli spostamenti lenti. Per il resto la moto mi ha convinto davvero, è un bel giocattolino col quale divertirsi e iniziare a fare anche dell'advertouring vero, interessante, anche un po' enduro vero. E dove la posizioniamo? Diciamo, certo, si fa fatica a metterla in confronto all'890 piuttosto che la Touareg del Ténéré, che rimangono comunque anche dalla cilindrata più piccole e leggere, soprattutto da un punto di vista di peso, ma la posizioniamo all'incirca a metà, prima di una Africa Twin con un comportamento tutto suo, una caratteristica personale molto molto buona. A noi è piaciuta, non vediamo l'ora di, perché no, magari provare a fare una comparativa con queste qua che abbiamo citato e vedere come si comporta al lato pratico. Giornata dunque finita, noi abbiamo provato a divertirci, abbiamo cercato anche di far divertire anche voi. Fateci sapere però tutto quello che magari ci siamo dimenticati di raccontarvi o quello che volete sapere. Mi raccomando, qui avete i commenti, lasciate un commento. Mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri social, su Instagram e sul sito. Che dire, un salutone da Simone e da Dort. Bella, alla prossima, ragazzi!